Il Movimento 5 Stelle, sulla spinta del nostro nuovo presidente Giuseppe Conte, si sta ristrutturando e riorganizzando nei territori in maniera più simile rispetto a quella di un partito tradizionale. Quindi, dopo la nomina da parte del presidente Conte dei coordinatori regionali e provinciali, c'è stata adesso l'elezione da parte del gruppo territoriale di Fano, appena istituitosi, del proprio referente, e il gruppo all'unanimità ha scelto Andrea Serafini, che è un attivista storico del Movimento 5 Stelle, è una persona di comprovata capacità e fiducia. Che funzioni ha il coordinatore locale? Serve per aiutare i consiglieri comunali a organizzare un'azione politica per coinvolgere i cittadini, per studiare temi che interessano la città, per raccogliere le istanze nei quartieri e nel territorio da trasformare in proposte politiche sia in Consiglio Comunale che in Regione e ad anche eventualmente a livello nazionale attraverso la nostra organizzazione di movimento. Ecco, il gruppo di sostegno locale, composto da circa una quarantina di elementi, è quello che poi sostiene il gruppo consigliari, tutti coloro che sono in primo piano, ma ognuno poi si occupa di diversi settori, ecco appunto, quali sono i settori di competenza? Allora, noi stiamo organizzando dei gruppi di lavoro, ci sarà un gruppo di lavoro che si occuperà di sanità e di servizi sociali, che già sta lavorando su quelli che saranno gli aspetti che riguarderanno il comune di Fano del piano sociosanitario regionale e il suo impatto nel territorio e nell'ospedale di Fano. Poi si sta valutando la riforma dei servizi sociali che ha proposto l'assessore Tinti, su cui siamo abbastanza critici come movimento. Urbanistica e viabilità, ci sarà un gruppo che si occuperà di servizi locali come acqua e rifiuti, ci sarà un gruppo che si occuperà di attività produttive e di bilancio e un altro che si occuperà di turismo e cultura. L'ultima mozione approvata in Consiglio Comunale dal Movimento 5 Stelle insieme al Partito Democratico è significativa dal punto di vista politico in vista delle prossime elezioni amministrative? Beh, noi, come noto, stiamo cercando di costruire un progetto politico comune con tutte le forze politiche del campo progressista. Quello che riteniamo è sia necessario costruire un progetto politico comune che abbia anche dei contenuti di novità e di discontinuità, dove noi possiamo dare il nostro contributo, come abbiamo sempre fatto in Consiglio Comunale e che ci viene riconosciuto dalla città.